voi già sanno.
Non sono qui per parlarvi dei lati negativi, io sono qui per dirvi c'è anche un'altra faccia della medaglia, e cioè quella positiva del rapporto a distanza. E per me l'elemento positivo è che, per esempio, quando ci si rivede dopo tanto tempo è sempre un po' come la prima volta, nel senso ci sono sempre c'è il giorno in cui ci si vede, un carico emotivo fortissimo, c'è il tempo insieme che assume completamente un altro valore, e io me ne rendo conto anche quando, per esempio in estate, magari abbiamo un mese di tempo per stare insieme, vederci tutti i giorni, è diverso rispetto a quando abbiamo 3 giorni, sappiamo di avere 3 giorni. Sforzi da parte di entrambi, però nel momento in cui c'è amore, sto parlando di
figura porto a distanza è meno della metà di quello che vorrei in questo momento, però allo stesso tempo non è infattibile, non è impossibile, semplicemente richiede uno sforzo da parte di entrambi nettamente superiore rispetto a quello che sarebbe, ecco, in una situazione normale. Io sinceramente non ho idea, non so se possa rilassarvi o meno, possa più che altro interessarvi o meno. Semplicemente un po' quello che voglio mandare io con questo video è un messaggio di speranza, perché di recente mi è capitato di parlare con delle persone nella vita reale e appunto di avere questo tipo di conversazione, perché molti un po' mi chiedono: ah, ma la relazione a distanza, non so se posso farcela. Secondo me ce la si può fare, non è assolutamente le cose che mi spaventa è il fatto di non vedere la fine di questa distanza. Cioè, se io sapessi, ormai mi ci sono abituata, se io sapessi la cosa durerà 2 anni, 3 anni, 5 anni e poi ci possiamo ricongiungere, ok? Il problema è che nel mio caso io temo che la cosa non succederà mai. E in quel caso, ecco, sicuramente ne terminerebbe. Appunto, come ho detto prima, io mi faccio andare bene questa situazione anche per l'età, perché in questa fase della mia vita va bene così. Però se fossi in un altro momento della mia vita, se volessi effettivamente mettere su casa, insomma, famiglia, in un posto, mettere radici in un posto, lì probabilmente avere una relazione a distanza non mi andrebbe. Distanza è tanta, tra
sorriso.